L'anno scorso io concludevo la relazione ricordando la prima parte dell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ne traevo la richiesta di una Europa e di un'Italia dalla parte delle ragioni dell'economia reale, delle ragioni delle imprese e del lavoro. Un anno è trascorso, ma come è a tutti evidente, la richiesta è oggi ancora più valida ed urgente. Del resto, lo ha detto bene il Presidente del Consiglio Enrico Letta, sottolineando che la disoccupazione è l'incubo di questo tempo. E che se non ci sono risposte non c'è credibilità della politica e delle istituzioni europee. Parole sacrosante. Perché un anno è appunto trascorso, ma intanto per quella che riguarda il nostro Paese si sono fatti ben 7 i trimestri consecutivi di caduta del prodotto lordo, mentre al primo trimestre di quest'anno la disoccupazione è cresciuta al 12,8%, quella giovanile ha raggiunto la quota del 41,9% e sono divenuti ben 2.200.000 i giovani italiani che né studiano né lavorano, un nostro drammatico record europeo. È inutile girarci intorno. Senza un cambiamento profondo delle politiche in Europa ed in Italia non se ne esce. Non se ne esce in Europa se il rilancio del suo progetto politico secondo la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa non superi la monocultura dell'austerità.